Il Comitato per l'Ordine Pubblico tenutosi questa mattina in prefettura è stato presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, alla presenza tra gli altri del capo della Polizia Lamberto Giannini, che ha parlato dell'aumento delle forze sul territorio. Fra gli argomenti affrontati, non solo per la città di Napoli, ma anche riguardo all'area metropolitana, quelli del disagio giovanile e della criminalità minorile. Pochissime parole solo per ringraziare il ministro Piantedosi per la vicinanza alla nostra città e alla nostra area metropolitana e anche per la sintonia che subito si è messa in campo nel presentare quelle che sono le problematiche della nostra città, che abbiamo convenuto sono le problematiche delle grandi aree metropolitane che richiedono un'attenzione particolare ed anche un approccio specifico proprio per la complessità ma anche l'impatto che quelle grandi aree metropolitane hanno sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sicurezza in generale. Io volevo solo proprio un minuto di sottolineare due aspetti che per noi sono prioritari, che abbiamo convenuto. Uno è il tema, diciamo, di rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, che significa potenziare i sistemi di videosorveglianza e potenziare i sistemi di controllo del territorio per una città che oggi è diventata una città turistica di 12 mesi all'anno e quindi richiede ovviamente uno sforzo e un'impresa importante oltre a un'attenzione alle periferie che sono luoghi di grande contrasto sociale che quindi richiedono anch'esso una particolare attenzione. L'attenzione per i giovani, soprattutto per partire dal tema dei nostri ragazzi, da un tema quello critico e cruciale che è quello della dispersione scolastica, su cui sotto il coordinamento della Prefettura si sta facendo un grande lavoro. Come Comune di Napoli noi abbiamo messo a punto nell'ultimo anno una piattaforma delle segnalazioni e proprio l'incremento delle segnalazioni su Napoli testimonia che questo percorso è un percorso da fare. Prima rilevare con grande attenzione il fenomeno, ma poi agire.